私はバルベロ先生です。Benvenuti. Comincia oggi una nuova serie, una docu-fiction di ACDC dedicata alla scoperta e alla conquista dell'America. Sono 8 puntate intitolate Conquistadores. È un argomento che ha suscitato molta curiosità nei nostri spettatori. Ci sono arrivate tante domande. Qualcuno perfino nella venerabile forma della lettera cartacea affrancata. Una cosa che ci ha fatto molto piacere. Ed è strano pensare che una cosa così naturale fino a pochi anni fa come ricevere una lettera col francobollo adesso comincia quasi a sembrare strano. Continuate a mandarci le vostre curiosità, continuate a mandarci lettere col francobollo, a quelle lì risponderemo con particolare impegno. La prima puntata, ovviamente, racconta il viaggio di Cristoforo Colombo. E su questo ci sono arrivate diverse domande a cui vorrei provare a rispondere. Ci sono le prove che Colombo sia proprio di Genova? E se ci sono le prove, com'è possibile che mezzo mondo rivendica invece la nascita di Colombo in Corsica, in Catalogna, in mille altri posti? È una questione complessa. A quell'epoca, diciamolo subito, non c'era l'anagrafe. Quando nasceva un bambino non veniva registrato da nessuna parte. La gente non andava in giro come facciamo noi oggi con in tasca la carta d'identità con la data di nascita. Non compilava continuamente moduli ripetendo in che giorno era nata. Non festeggiava neanche il compleanno, il che vuol dire che la gente aveva un'idea abbastanza vaga della propria data di nascita e anche il luogo non era dopo tutto così importante. Cristoforo Colombo era genovese, sì, era genovese se accettiamo che all'epoca essere genovese voleva dire suddito di Genova, nativo dello stato di Genova. Non voleva dire per forza essere nato nella città di Genova. Che Colombo in questo senso fosse genovese non c'è dubbio. Un doge di Genova, Battista Fregoso, che è morto qualche anno prima di Colombo, in una sua opera storica parla di lui e dice che è genovese. Lo sapevano perfino i turchi che Colombo era genovese. Nel 1513 il grande cartografo e navigatore ottomano Piri Reis a Costantinopoli disegna una carta del mondo in cui per la prima volta per il mondo musulmano segnala la presenza del nuovo continente e ci scrive in turco. Ci dicono che un infedele di Genova chiamato Colombo ha scoperto queste terre. Quindi insomma che era di Genova lo sapevano perfino i turchi, lo sapeva lui che nel suo testamento dice di essere genovese. Questo senza pregiudizio del fatto che se anche la sua famiglia in quel momento si fosse trovata, che so, a Savona, lui si sarebbe considerato comunque genovese. Però ci sono anche delle prove ancora più concrete, ci sono dei documenti nell'archivio di Stato di Genova in cui compare lui. C'è un documento del 1470 in cui Colombo dichiara di avere 19 anni compiuti. E era una esigenza di legge, una formalità legale, la maggiore età era 25 anni, ma per certi affari bastava averne compiuti 19. E poi c'è un documento del 1479, 9 anni dopo, in cui Colombo dichiara di essere di Genova e di avere circa 27 anni. In realtà dovrebbe averne almeno 28 se i conti tornano, ma appunto alla gente dell'epoca queste cose non importavano più di tanto. Quel che conta è che lui lì dice io sono di Genova. Come fanno allora i corsi, per esempio, a sostenere che Colombo era nato lì? Ma nel caso dei corsi è perché la città di Calvi, o meglio Calvi, all'epoca era possedimento genovese. E questo basta perché un sindaco faccia mettere una lapide su una casa, naturalmente. I catalani, anche loro, pretendono che Colombo fosse catalano con argomenti, devo dire, ancora più ridicoli. Sono andati a vedere come scriveva Colombo lo spagnolo, il castigliano, e hanno deciso che gli errori che faceva in castigliano sono tipici, i tipici errori che fanno i catalani. Senza sospettare che probabilmente sono anche i tipici errori che fanno quelli che come lingua materna parlano il dialetto genovese. Un'altra domanda riguarda un personaggio minore della vicenda di Colombo. Minore, era il Papa, Papa Innocenzo VIII. Però è morto qualche giorno prima che Colombo partisse, quindi dovrebbe entrarci fino a un certo punto. Ma uno spettatore ci scrive, come mai sulla tomba di Papa Innocenzo VIII c'è scritto «Sua è la gloria della scoperta del nuovo mondo»? Com'è possibile?
è morto prima che Colombo partisse. In realtà su questa lapide della tomba di Innocenzo VIII in Vaticano è nata tutta una speculazione, perché appunto su questa base qualcuno ha detto: ah, ma allora vuol dire che il Papa era genovese, Giambattista Cibo. Il Papa era genovese, avrà aiutato il suo concittadino Colombo a farsi dare il finanziamento dalla regina. Finora abbiamo sottovalutato questo ruolo decisivo del Papa nella scoperta dell'America. In verità, questo è uno di quei casi in cui, per evitare di perdere la testa, basterebbe un po' di quella cosa che nel mio mestiere chiamiamo la critica delle fonti. La lapide sulla tomba di Papa Innocenzo VIII è stata messa da un suo pronipote nel 1627, mi pare, 130 anni dopo. In altre parole, cosa volete che ne sapesse il nipote di quello che aveva o non aveva fatto il trisavolo Papa? Quello che è chiaro è che la famiglia, avendo verificato che il Papa era contemporaneo di Colombo, è stata ben contenta di scrivere sulla lapide: ai suoi tempi è stata scoperta l'America. Tutto lì, inutile fare altre speculazioni. Però, dato che parliamo di Innocenzo VIII, c'è ancora una cosa che voglio dire. Qui non ho avuto una domanda su questo, ma è guardando il documentario che mi è venuto in mente che questa cosa bisogna dirla. Alla morte di Innocenzo VIII a Roma circolavano dei pettegolezzi sul fatto che, per tentare di curarlo, il suo medico gli avrebbe praticato delle trasfusioni di sangue, tecnica all'epoca molto innovativa, sangue di bambini. Immediatamente il pettegolezzo comincia a dire che quei bambini sono morti per poter fare le trasfusioni di sangue al Papa. E poi si dice in realtà che il Papa niente trasfusioni, la brava gente non capiva neanche cosa volesse dire. Il Papa beveva il sangue dei bambini per cercare disperatamente di mantenersi in vita. Ecco, questi pettegolezzi li ritroverete tali quali nella nostra docu-fiction. E un po' dispiace, perché sono proprio pettegolezzi e basta. Conosciamo l'origine. È un cronista romano dell'epoca, che si chiama Stefano Infessura, il quale è un avversario fanatico di tutti i papi che non sono romani. Innocenzo VIII viene da Genova e automaticamente Stefano Infessura ne parla male. Cosa viene questo forestiero a comandare a Roma? Ma naturalmente c'è un altro motivo per cui l'Infessura parla di questa trasfusione, dicendo che è una cosa ignobile. Perché il medico del Papa era ebreo e i romani all'epoca, gli ebrei li guardavano molto male. I papi di solito erano un po' più illuminati dei loro sudditi. Sapevano approfittare della preparazione dei medici ebrei. Ma per la gente di Roma che il Papa avesse un medico ebreo era uno scandalo. E quindi nascono i pettegolezzi. Ecco, se si sapesse che alla base c'è il solito vecchio pettegolezzo antisemita, che all'epoca era diffusissimo, per cui gli ebrei ammazzano i bambini cristiani, usano il loro sangue per i loro riti. Ecco, forse anche gli sceneggiatori di questa docufiction avrebbero evitato di metterla in scena. Ma non importa, vale comunque la pena di vederla questa puntata. Buona visione.